spendiamo la prossima mezz'ora a cercare di definire, a cercare di dare la prima definizione di sistema informativo. Che è una definizione un po' ampia, un concetto un po' ampio, perché dentro di sé raccoglie moltissime cose. Una definizione che si potrebbe dare al sistema informativo è un sistema che è in grado di memorizzare, cioè ricordare, e processare, cioè elaborare, le informazioni utilizzate da organizzazioni. Questa è una definizione molto ampia, perché potrebbe essere un sistema cartaceo, basato su carta, bolli, timbri. Potrebbe essere un sistema basato su persone, persone che ricordano, persone che modificano, elaborano, che... E molti processi sono nati, si sono sviluppati con carta e persone. Oppure potrebbe essere un sistema che include al suo interno, oltre che le persone, che ci devono essere sempre, la carta, che un pochino ci sarà sempre, più o meno, ma posso includere all'interno anche elaboratori, computer, e software ovviamente, soprattutto, che gira su questi computer. Quindi in qualche modo quello che interessa a noi non è tanto il sistema informativo in generale, ma è quello che a volte si chiama computer based information system, cioè sistema informativo informatico, basato sul calcolatore. Poi noi in realtà parleremo sempre di sistema informativo riferendoci a quest'ultimo, perché è quello che ci interessa. Dove ci interessa un sistema informatico, computer based system, il quale faccia quelle funzioni di prima. Quindi memorizzare, elaborare l'informazione per l'organizzazione. Informazioni che sono usate dalle organizzazioni, quindi lo scopo dell'elaborazione di questa informazione è di fornire, mettere a disposizione i risultati di questa elaborazione all'organizzazione per il quale il sistema informativo è stato installato, è stato realizzato. È molto ampia la definizione, perché è così, perché si può andare un sistema di email interno, di mailing, di scambio di informazioni, dalla pubblicazione delle newsletter, alla gestione degli ordini, alla gestione del personale. Ciascuno di questi ambiti ha dei requisiti completamente diversi. Alcuni sono più aperti, altri sono più rigidi, sono più normati, la costruzione del bilancio. E quindi diventa molto difficile dare una definizione che sia più precisa e nello stesso tempo continui a raccogliere tutte le tipologie di sistemi informativi. Per questo poi dovremmo andare caso per caso, famiglia per famiglia, a vedere che cosa fanno nelle varie tipologie di casi. Ma fortunatamente le metodologie di progettazione, quindi di analisi, di definizione dei requisiti, sono in buona parte comuni, accomunabili. Quindi noi nella fase di progettazione sappiamo che queste metodologie si applicheranno a varie tipologie di sistemi informativi, i quali poi saranno uno diverso dall'altro. Saranno di natura estremamente diversa una volta. Una definizione un pochino più precisa, tratta dal testo di Lodon, che ovviamente fa riferimento al sistema informativo computer based, dice: sono una serie di componenti correlati tra loro che lavorano di concerto per raccogliere, elaborare, memorizzare e pubblicare, disseminare, informazioni al fine di supportare decision making, coordination, control, analysis and visualization in un'organizzazione. Allora, questo dice un pochino di più. Ma innanzitutto aggiunge due elementi alla definizione di prima: la raccolta e la pubblicazione delle informazioni. Cioè, da qualche parte il sistema informativo, per poter memorizzare e poi elaborare delle informazioni, deve averle raccolte da qualche parte, attraverso spesso degli umani o attraverso delle interfacce che vadano a pescare dall'esterno del sistema informativo stesso.
come viene alimentato il sistema informativo. Ah, che bello, questo sistema informativo farebbe tutto, è bravo, però chi gli rimette i dati dentro? Tanti progetti si vanno a schiantare poi su cose banali di questo genere. Ah, ma sì, non poi gli utenti dentro, ognuno tutti i giorni vanno lì e aggiornano, ecco, cavolo. E poi ti vai a scontrare con la capacità degli utenti di fornire i dati. E idem la pubblicazione, la ridistribuzione dell'informazione, dei risultati calcolati, che possono essere semplicemente visualizzabili da qualcuno nel momento in cui gli interessa, oppure il caso normale è l'output di un processo di un sistema informativo diventa l'input di un processo di un altro sistema informativo. Immagina le risorse umane quando assumono una persona, il fatto che questa nuova persona ci sia fa scattare qualcosa sicuramente nella logistica che gli deve preparare l'ufficio, sicuramente nella sicurezza che gli deve preparare le credenziali, le password, il badge, eccetera. Quindi sono sistemi informativi che possono essere indipendenti, ma sono legati dal fatto che il risultato. Le informazioni, per usare questa terminologia qua, prodotte da un sistema informativo possono essere raccolte da un'altra parte del sistema informativo stesso. E questo elenco qua sotto ci ricorda anche il motivo per cui facciamo i motivi principali, no? Per cui ci preoccupiamo di fare sistemi informativi. Mi piace che sia messo per primo questo, decision making. Perché molto, molto spesso l'accento, l'enfasi sui sistemi informativi viene posto sulle parti operative. Ah, ma sì, ma per gestire l'ordine, per avere il magazzino, no? Avere informazioni informatizzate, diciamo, permette di analizzarle. Permette di analizzarle in molti modi. E quindi permette di ragionare a livello strategico su ciò che sta facendo l'azienda. Una delle cose che mi sento ripetere spesso da persone che lavorano con le aziende nei sistemi informativi dicono: ci sono molte aziende che hanno paura, no? Soprattutto piccole, ad adottare i sistemi informativi perché poi scoprono di essere in perdita. Scoprono che quel determinato prodotto gli costa più del prezzo a cui lo vendono. Perché poi tu quando hai i dati non puoi più far finta di non vederli. Le scelte che vengono fatte molte volte sulla base, non so quali, affettiva, no? Di certe scelte di prodotto, il sistema informativo ti obbliga a quantificarle, ti obbliga a ragionarci. Però è quello che serve, no? Di andare avanti in una gestione aziendale non alla cieca, ma razionale, definita. Vabbè, poi le altre cose sono cose più di dettagli, la coordinazione, quindi coordinare l'attività, controllare lo svolgimento delle attività, quindi verificare che le cose si svolgano come pianificato, analisi di vario tipo e la visualizzazione del risultato dei processi. Quindi è questo che stiamo cercando di portare in un'azienda. Un'altra, se vogliamo, distinzione terminologica è questa tra information system e computer system. In italiano la tradurrei tra sistema informativo e sistema informatico. Sistema informativo è quello che avevamo visto noi, di cui abbiamo parlato finora, che sì è fatto di hardware, sì è fatto di software, ma soprattutto è fatto di conoscenza organizzativa, sull'organizzazione. Su cosa fa l'azienda, su perché lo vuole fare, su come lo vuole fare. Il sistema informatico è la parte, se vogliamo, tecnica operativa che implementa quelle cose. Quindi non sono intercambiabili. A noi interessa non tanto che un sistema computer system funzioni, sia veloce, ma che faccia ciò che serve all'azienda. Quindi nella fase iniziale della progettazione dobbiamo sempre concentrarci su questo livello organizzativo, livello di processi che sono gestiti dall'azienda e che in parte vogliamo far gestire al sistema informativo,
attraverso un sistema informatico sottostante che farà il lavoro vero, il becero lavoro del computer. Ecco, qua abbiamo usato spesso in queste slide un termine che è organizzazione, perché è più generale rispetto ad azienda. In realtà il nome del corso è Sistemi Informativi Aziendali, se lo vedete in inglese è Enterprise Information Systems, no? Quindi si usa il termine enterprise o il termine azienda di solito in queste discipline. Ma non è detto che queste tecniche siano applicabili solo alle aziende, in quanto enti portatori di profitto, ma potrebbero essere, anzi sono, applicabili tranquillamente a tutte le altre componenti organizzative, no profit, enti pubblici, scuole, università, ospedali, associazioni. Allora, noi giochiamo tranquillamente su questa confusione, no? Spesso parleremo di sistemi informativi aziendali, useremo faremo dell'analisi, dei ragionamenti parlando di un'azienda, ma perché le aziende tutto sommato hanno dei processi più definiti, più facili da capire, perché li conosciamo meglio. Però ricordiamoci che quanto diciamo vale anche in altri contesti, no? Quando parleremo del prodotto, il prodotto di un'azienda probabilmente non sono beni o servizi, il prodotto di un'organizzazione, quindi in senso lato, può essere diverso, ma non ci cambia il metodo di approccio che daremo. Quindi direi che da adesso in avanti sarà più difficile continuare a usare questo termine organizzazione, perché se si entra poi più nel vivo della terminologia, però ricordiamoci che quando parliamo di azienda, immaginatevi sempre l'asterisco oppure altro tipo di organizzazione. Ok, questo diagramma nella sua banalità ci fa capire la complessità della bestia che stiamo cercando di gestire. Questa roba qua mi sembra tanto il primo anno quando vi facevano vedere che un computer era fatto da input, elaborazione e output, e continua a essere così. E purtroppo le macchine così ragionano. In realtà qui non c'è un singolo programmino, un singolo computerino che fa qualcosa, c'è un sistema molto più complesso che gestisce dei processi informativi, gestisce delle informazioni. Informazioni che non sono numeri, cioè sono numeri, ma sono numeri che rappresentano una realtà, rappresentano un numero, rappresentano una persona, rappresentano un prodotto, rappresentano un cliente, rappresentano un fornitore. Quindi quando parliamo di informazioni non sono solamente dati, non sono solamente numeri, ma sono contestualizzate nel loro significato. Quindi elaborare informazioni significa di fatto modificare o perlomeno ragionare su quello che succede nella tua azienda, tra le persone, tra i prodotti, tra le produzioni che avvengono nell'azienda. Questa è l'elaborazione qua in mezzo. E questo processo di elaborazione ovviamente si deve alimentare da qualche parte, andando a raccogliere le informazioni che gli servono, e ovviamente dovrà generare le informazioni che sono il risultato dell'elaborazione del processo, mettendole a disposizione. Le forme sono le più diverse, perché alcuni dati raccolti possono essere ottenibile automaticamente, altri no. Mi spiace per quelli che sono appesi là al muro, pensiamo alla gestione delle aule al Politecnico. E qui c'è stato un processo che ha generato la selezione delle aule ai corsi. Questo processo è partito da delle informazioni di partenza, cioè quali sono i corsi, quali aule sono disponibili, quali sono in manutenzione, eccetera, eccetera, quanti sono gli iscritti. Contate che questa selezione delle aule la fanno ben prima di avere il numero reale di iscritti. E sulla base di questo hanno definito, lì non c'è stato un algoritmo puro e semplice che ha assegnato le aule.
Quando hanno provato a farlo, mi hanno raccontato, a sviluppare degli algoritmi per l'estensione automatica delle aule, sono venuti fuori degli orari che si vergognavano a far vedere a chiunque. Perché l'algoritmo minimizza, cioè, le sue funzioni, però non tiene conto di tanti altri fattori che rendono l'orario vivibile. Erano cose estremamente... Quindi è un processo che non è automatico, questo nello specifico, ma mediato da persone, altri input che arrivano da persone, ah no, questo qua spostiamo lì, quest'altro spostiamo là. E poi ci si accorge che magari per un corso un'aula è un po' troppo piccola. Allora servirebbe una cosa di questo genere. Allora, questo feedback come può essere realizzato? E tipicamente sarà realizzato mediante una telefonata, per cui se io magari venerdì prossimo vedo che c'è di nuovo questo problema, telefono all'ufficio logistica dicendo cambiatemi aula per favore, se riuscite a trovarne una libera, un pochino più grande. Che va bene, è un feedback basato sull'interazione umana tra i componenti dell'azienda. Il sistema informativo non esclude gli umani, né viceversa. Ognuno ha un pezzo di catena da fare. Ma potrebbe benissimo essere, in un altro caso, un feedback diretto. Cioè, se qua dentro, da qualche parte, ci fosse un sensore, o una qualche cosa, che sia in grado di misurare quante persone ci sono, di valutare quante persone sono in un'aula, beh, questo feedback potrebbe anche essere automatizzato. E fa arrivare l'informazione, guarda che quell'assegnazione non è adeguata. Soprattutto per il caso contrario, perché se io ho troppe persone che sono in piedi o scomode, mi lamento. Se io invece avessi l'aula mezza vuota, non vado di sicuro a dirlo. Magari avessi un'aula più grande ma mezza vuota, non lo vado a dire. E allora il sistema di feedback funziona solo a metà, se non è automatizzato. E quindi mi diranno no, le aule più grandi non ci sono, quando poi magari ci sono, ma non sono occupate interamente, perché i numeri di iscritti non sempre rappresentano il numero di frequentanti. Un esempio molto, diciamo, se vogliamo, specifico. Ma illustra il fatto che bisogna immaginarsi quali sono i meccanismi per poi far circolare questo sistema. E questo parte del processo del sistema informativo è immerso nell'organizzazione. Quindi l'input e l'output, scusate il cambio di slide, non voluto, l'input e l'output dell'organizzazione sono parte delle informazioni che circolano, che possono circolare, possono essere messe a disposizione all'interno dell'organizzazione. Possono essere messe a disposizione, ricordiamoci che è un termine un pochino più forte rispetto a informazioni in possesso all'organizzazione. Perché non immaginiamo quante informazioni le organizzazioni gestiscono e non sono disponibili, ma non per... diciamo così, cattiva volontà, semplicemente perché non sono pronte per essere messe a disposizione in una forma facilmente leggibile, no? O automatizzabile. Quindi questi input vanno presi dall'organizzazione, gli output vengono forniti, ceduti all'organizzazione, e a seconda di come sia fatta bene la gestione dell'informazione all'interno dell'organizzazione, questo sarà più o meno facile, più o meno difficile. Ma poi l'organizzazione ovviamente non vive da sola, vive in un ambiente che come minimo è fatto dai suoi fornitori e i suoi clienti, qua sopra, customers and suppliers. E quindi alcuni di questi input arriveranno da clienti e fornitori, e alcuni degli output andranno verso clienti e fornitori. Quindi alcuni di questi processi non si chiudono dentro all'organizzazione, ma si aprono verso l'ambiente. E ovviamente qua è più critica la cosa, perché se io sbaglio un dato interno, sbaglio un'aula, e vabbè. Se io sbaglio un ordine, poi lo pago. No? All'interno dell'organizzazione c'è anche un certo livello di fiducia. Come c'è tra le persone, due persone della stessa azienda, si parlano, si dicono una cosa, mi fido, sei mio collega. Mi
prendo un impegno con aziende diverse, anche appunto nella relazione tra persone, quando ti prendi un impegno con qualcuno che è esterno alla tua azienda, di solito due righette non fanno mai male. Forse anche solo una mail, oggi è molto informale, però perlomeno ci sia qualcosa di scritto, perché sennò poi dopo chissà cosa succede, ma è così. E la stessa cosa sui sistemi informativi. Quando due sistemi informativi interni nella stessa organizzazione o azienda si scambiano informazioni, lo possono fare su una base di fiducia reciproca, che invece non c'è quando un sistema informativo di un'azienda deve comunicare con un sistema informativo esterno. Nel senso che questa fiducia dovrà essere stabilita sulla base di opportuni contratti e protocolli, opportuni livelli di sicurezza che a livello interno non ci sono. E poi ovviamente sotto sono indicate altre realtà che fanno parte dell'ambiente in cui vive l'azienda, ad esempio tutta la parte normativa, e che a seconda del tipo di organizzazione che stiamo considerando sarà completamente diversa, quale normativa si applica dove, gli azionisti o gli interessati, che magari non fanno parte dell'azienda, ma sono interessati a una buona prestazione dell'azienda stessa, e quindi in qualche modo come minimo dovranno avere visibilità su alcuni dei processi di informazioni, ma poi dovranno fornire anche quelle famose input strategici di cui si diceva prima, fare decision making sulla base della direzione nella quale si vuole incamminare l'organizzazione. E potrebbe... Ci fa piacere dimenticarlo spesso, ma come parte dell'ambiente in cui viviamo ci sono anche i nostri concorrenti o le altre entità, associazioni che competono con la nostra organizzazione sullo stesso tipo di prodotto o sulla stessa nicchia di mercato. Magari non vado con loro a scambiare informazioni di input-output, però è fondamentale andare a annusare l'ambiente per capire cosa stanno facendo. Non a caso i settori di marketing fanno quello, fanno le analisi per capire come si stanno muovendo gli altri, e ovviamente sono le parti del sistema informativo che vanno a gestire anche questa dinamica. Noi dobbiamo avere idea complessiva di questa macro figura e poi ci concentreremo a progettare questo processo di elaborazione dell'informazione. Io qui non sto a ripetere questo, questi due slide di fatto raccontano parola ciò che abbiamo detto, puntualizzo solamente questa distinzione che prima ho già accennato ma non a fondo, la differenza tra il termine dati e informazioni. Quando parliamo di informazioni parliamo di qualche cosa che abbia un significato vero all'interno dell'azienda, quindi oggetti che si riferiscono ad entità reali, realmente esistenti. Il dato è il dato grezzo, è il numero. Il sistema informativo gestisce numeri, ovviamente, numeri, stringhe, dico numeri proprio per sprezzarli, in questo senso. Però un flusso di numeri non ha senso se non so qual è l'informazione che è rappresentata da quei numeri lì. Se 18 è il voto oppure la temperatura, sempre 18 è, ma fa un mare di differenza. No? E uno può aver freddo, ma magari ha preso 30 se 18 è la temperatura. Il sistema informatico, quindi il software, poveretto, capisce solo i dati. Quindi quando io vado a programmare, farà delle somme, estrazioni, delle query, delle selezioni, delle aggregazioni, quello che deve fare, su dei numeri, su dei dati. Siamo noi che quando abbiamo la visione del sistema informativo, attribuiamo la conoscenza di che cosa significa quel dato e lo facciamo diventare informazione. E quindi ci può servire a capire cosa sta succedendo in azienda. Non è il dato grezzo che ci interessa, serve, ma non è il punto d'arrivo.
Questo è un errore che fanno molti, di voler gestire tanti dati, ma poi faticare nell'estrarre un significato da quei dati. Ah sì, big data, no? Oggi sì, è tanto di moda parlare di big data. Sì, ma poi cosa te ne fai? Che cosa ti rappresentano? Per che scopo li stai raccogliendo? In che modo li stai elaborando per estrarre informazione a te utile? Allora, se io mi occupo di tecnologia, voglio fare il database che è in grado di gestire più miliardi di dati possibili. Ma se mi occupo di sistema informativo, di organizzazione aziendale, devo capire, devo invece chiedermi che cosa mi serve in termini di informazioni e poi ovviamente sotto i dati dovranno danzare alla velocità opportuna. In realtà ci sarà poi, magari avremo tempo di accennarlo quando parleremo di un tipo di sistemi informativi, c'è un livello ulteriore sopra l'informazione che di solito si chiama conoscenza. Dati, informazione, knowledge, conoscenza. Alcune volte le informazioni possono andare a rappresentare la conoscenza dell'azienda stessa. Ma ne parleremo, è un caso poi di nicchia di alcuni sistemi informativi per la gestione della conoscenza, dove ci sta la formazione, dove ci stanno diciamo, i sistemi documentali, eccetera, eccetera, che cercano di portare ancora a un livello superiore questo tipo di astrazione, insomma, perché di astrazione si tratta rispetto al dato grezzo. Io per oggi direi che mi posso fermare qui, poi la prossima volta partiremo con un esempio.